Testa di cazzo, coglione, imbecille, spazzatura, sacco di merda, ciccione. Questi sono pochissimi degli epiteti che Bruno il Matto potrebbe rivolgere a qualcuno che incontra per strada. Chi è Bruno il Matto? Piccolo incipit. Teramo, sui cruciverba, quando fate i cruciverba, vi potrebbe capitare la definizione la città dei matti. Benissimo, la risposta è Teramo. Questo perché è stato il manicomio di Teramo, è stato l'ultimo manicomio in Italia a chiudere. Quindi Cruciverba ufficialmente proprio riportano come Teramo la città dei matti. Io vivo a Teramo e ci sono un sacco di personaggi bislacchi. C'è Sissi, c'è Bruno il Matto, c'è Vincenzo, c'è Walker Texas Ranger, insomma tutta questa serie di personaggi incredibili che divertono un sacco le persone per i loro comportamenti eccessivi, e tra questi ci stanno alcuni che insultano l'interlocutore quando lo incontro, perché magari fanno delle richieste, non vengono accontentati, dammi 10 euro, dammi 20 euro, guarda, non ce l'ho, vaffanculo, testa di cazzo, eccetera, eccetera. Ora, quella che voglio fare con voi adesso è una riflessione sulla differenza che c'è tra Bruno il Matto e l'anonimo su internet. Allora, se io incontro. Quindi è una riflessione, io me la prenderò molto lenta, molto con calma. Il video durerà 11-12 minuti senza stare a guardare la velocità. E poi alla fine mi direte se il mio ragionamento, la mia riflessione, è condivisibile o meno. Allora, se Bruno il Matto mi incontra per strada, mi fa una richiesta e io non l'accontento, semplicemente Bruno il Matto mi incontra per strada e mi inizia ad insultare. Secondo voi la mia reazione, quella più giusta, quale sarebbe? Quella di insultarlo, quella di andarlo a denunciare, quello di provare a interloquire con lui? Che ne so, se mi dice figlio di puttana, Bruno il Matto, provo a spiegargli che mia madre in realtà ha un lavoro che la impegna tutto il giorno, quindi dubito che lei possa effettivamente praticare. Non penso che l'approccio giusto con Bruno il Matto sia quello di stare a spiegare delle cose in modo razionale. La reazione sarebbe forse quella di. Che cazzo? La reazione sarebbe forse quella di. Grazie. La reazione sarebbe forse quella di il loop, i looper di YouTube. La reazione sarebbe forse quella di insultarlo. A mia volta, cioè, lui dice: figlio di puttana, a me, io faccio vaffanculo, testa di cazzo, magari lo spintono, gli metto le mani addosso. No, io non credo che Bruno è il matto. Mi dica quelle cose perché vuole dirmele, perché vuole ferirmi o perché cerca una rissa. Penso che Bruno il Matto, avendo dei problemi, evidentemente non sarebbe definito così, abbia i suoi problemi, è una delle persone deboli di questa società. Penso che poi ci potrebbe stare un'ulteriore discussione sul valore del matto, però è una delle persone deboli di questa società e onestamente, sapendo di tutti i problemi, vedendo con i miei occhi i problemi che ha questo personaggio, ormai famoso e noto a Teramo, non penso mai che reagirei in alcun modo, né con una parola, né con una violenza, né con un ragionamento, per il semplice fatto che sarebbero tutte cose inutili. Bruno il Matto è Bruno il Matto. Se lui mi dice figlio di puttana per il corso, non penso che qualcuno, ascoltando le parole di Bruno il Matto, gli dia più di tanto valore, e forse una mia reazione sarebbe quella sì, vista da chi assiste alla scena in modo giustamente critico, perché è un debole, perché è inutile un ragionamento, è inutile una brutta risposta. Benissimo. Quindi, che cosa succede? Che nella vita vera, quando un Bruno il Matto, ma potremmo fare anche un bambino di 8 anni, mi ferma e mi dice testa di cazzo, bla bla bla. La reazione più giusta sarebbe quella di ignorare perché non è in grado di comprendere una risposta razionale e soprattutto è inutile andare ad aggredirlo, no? A deriderlo in qualsiasi modo, questa persona. Bene, questo è quello che succederebbe nella vita reale. Immaginate che Bruno il Matto però scopra internet. Va su internet e si mette un avatar, che ne so, di un cartone animato, un avatar, che ne so, di Dylan Dog, che ne so, una scimmietta. Che ne so, una maschera, no? Si fa una fotografia con una maschera addosso e un cappello, no? Bruno il Matto crea degli account così, uno di un account così, poi dà dei nomi ovviamente di finzione, no? Non lo chiamerà Bruno il Matto, potrebbe chiamarlo, che ne so, Cinisello Balsamo, oppure, che ne so, Folle Ideologico, che ne so, Coniglio Deviato, un po'
potrebbe darsi un nome qualsiasi. Bruno il Matto, no? Bene. Bruno il Matto, quello che faceva per il corso di termine, cioè fermava le persone, le abitive, eccetera, eccetera, non si sa per quale ragionamento faceva, inizia a prendere di mira uno, due, tre persone, non si sa per meglio quale meglio identificato motivo, gli sta antipatico, non lo so, inizia a insultarlo, cerca di fare commenti personali sulla persona che insulta Bruno il Matto, però si chiama Cinisello Balsamo magari, però Cinisello Balsamo, io che sono, diciamo, seguito da Cinisello Balsamo, lo vedo commentarmi ovunque, a dirmi una parola cattiva in qualsiasi posto, senza una critica vera dietro, eccetera, eccetera, so, ho capito dalla personalità che qui che c'è un piccolo problema. Ora, ci sono piccoli problemi e grandi problemi. Secondo me, si può vedere dal modo in cui scrivono le persone, da come, da quello che dicono, se c'è qualcosa che... Quindi io sono uno che Bruno il Matto non lo riconosce, Bruno il Matto, però questo Cinisello Balsamo, lo chiameremo così, so che può avere qualche piccolo disagio. Però non ne sono certo, perché dietro Cinisello Balsamo è vero che ci può essere Bruno il Matto, ma ci può essere anche che mi sposto di una persona raziocinante che tu incontri tutti i giorni sotto casa, ti stringe la mano, però non ha il coraggio di dirti le cose che pensa e magari sfrutta questo anonimato di internet usato come protezione per dirti tutto quello che lui pensa. Quindi tu sei indeciso, che sembra Bruno il Matto dai problemi che c'ha, però poi magari il discorso fila un attimino, magari non è Bruno il Matto, però facciamo conto che è Bruno il Matto. Bene. Bruno il Matto inizia a dire pazzie, stronzate, cioè cerca veramente di usare soltanto l'offesa mischiata alla diffamazione, mischiata alla calunnia, per cercare di colpire, addirittura cercando di andare sul personale. Ora, sapete che io ho criticato quasi tutti gli youtuber della comunità italiana, però mi ritengo, essendo una persona educata e civile, di non aver mai offeso verbalmente qualcuno, cioè di non avergli mai rivolto epiteti, offese, e soprattutto di non essere mai andato a scavare nella vita personale delle persone. Che io ricordo, ho sempre commentato in una maniera magari più forte piuttosto che debole i comportamenti pubblici, le parole pubbliche che questi personaggi avevano. Magari c'è stato qualche, ho detto una parolina di più, io non me lo ricordo, potrei averla detto se l'ho detto sbagliato, ma se questa parolina di più l'ho detta esagerando proprio per far capire che stavo dicendo panzanate, no, con gli occhiali, eccetera, eccetera, penso di averne attutito la portata, perché un conto se ti dico ehi tu testa di cazzo, un conto che testa di cazzo, penso sia diverso, no? Tanto si capisce bene. Ora, ritorniamo a Bruno il Matto che è coperto l'anonimato di internet. Io capisco che dietro l'account di Bruno il Matto, cioè Cinisello Balsamo, c'è una persona con qualche problemino, e in teoria dovrei comportarmi come persona, cioè se Bruno il Matto in strada mi dice testa di cazzo, vaffanculo, non, sei un inetto, un sacco di merda a buttare nella spazzatura, dico Bruno tieni un euro, vatti a prendere un caffè, dai, una pacca, sulle spalle si va avanti. Questo nella realtà. Sulla rete dovrei comportarmi allo stesso modo in teoria, perché la persona è la stessa. C'è un problema, è che mentre io so che Bruno il Matto con l'account finto è quel tipo di persona lì, cioè a cui non dare credito quando dice una cosa, da ignorare quando si inventa le peggio boiate, quando le condisce le insulti, può succedere però che nel mondo internet, soprattutto in posti dove le persone si incontrano per comunicare, come può essere sotto un video YouTube nei commenti, chi guarda quel commento non sa, non capisce che quello è un Bruno il Matto, è un utente che potrebbe essere davvero raziocinante, quindi tu non puoi permetterti di ignorare Bruno il Matto su internet. Perché chi guarderà il commento di Bruno il Matto, magari una follia ti accusa delle peggio cose, magari vede quel commento e pensa che sia una persona seria, e tu magari ricevi un pregiudizio nei confronti della persona che sta guardando il tuo video, che sta guardando la tua discussione. Capite bene che uno debba rispondere. Ora, secondo me può succedere che c'è il giorno in cui si sminuisce il commento, c'è il giorno che uno decide di deriderlo, c'è magari anche il giorno che uno prova a scrivere un commento un pochino più ragionato, argomentato, ma non tanto perché sai che Bruno il Matto recepirà, ma per chi lo leggerà, e ci sono giorni che dopo tanto tempo uno può sbroccare e risponde con l'insulto agli insulti di Bruno il Matto. Ecco, quindi che succede? Che Bruno il Matto su internet può passare per una persona vera, può passare per una persona vera, cioè per una persona credibile, perché l'anonimato difende tutto. Ora è chiaro che secondo me, per come la vedo io, l'anonimato, ma non voglio dire i nomi finti, un nickname va bene, però quando vedo che c'è qualcuno che la propria identità
non la mette in campo in nessun modo, quindi non mette in campo la sua voce perché lo potrebbe riconoscere qualcuno. Uno, sentendosi riconoscibile, magari si controlla un attimo, no? Magari essendo il vicino di sotto casa che la mattina mi dà la mano, se lo sento, se sa che io lo posso riconoscere la voce, si calma piuttosto che insultarmi e basta. Magari mette una foto profilo dove è riconoscibile, dove c'è un'identità. A quel punto, se con l'identità visibile, quindi c'è la fotografia e c'è un nome o si riconosce una voce, perché dalla voce, da come parli, si può capire se c'è qualcosa che non va. Bruno il matto è identificabilissimo, se parla riconosci che c'è qualcosa che non va. Penso che nessuno darebbe credito con un'identità dietro a chi cerca di insultarti e dileggiarti solo per antipatia o per chissà quale altro ragionamento. Quindi su internet Bruno il matto diventa una persona credibile. Bene. Ora, che cosa fa Bruno il Matto? No, Bruno il Matto potrebbe non essere più Bruno il Matto, stiamo parlando di qualcuno che io non so chi è. Cioè io Bruno il Matto lo conosco e se magari va su e so che è individuabile. Però potrebbe succedere che arrivano migliaia di sconosciuti su internet, soprattutto quando sei un personaggio che ha una determinata visibilità. Quindi arrivano tante persone che, ovviamente, essendo io qualcuno che esprime opinioni su argomenti di una certa rilevanza e sensibilità, può attirarsi l'antipatia di parecchie persone. Però noto che c'è la persona che viene e cerca di discutere dell'argomento che hai detto, e c'è chi invece punta su di te a dirti che tu sei questo o che sei non questo o quest'altro, ovviamente ignorando completamente la discussione, e quando tu chiedi spiegazioni di queste persone che sono completamente disinteressate alla verità ma soltanto alla ragione, e allora capisci che i Bruno i matti sono dappertutto e che purtroppo la situazione è infermabile. Purtroppo perché c'è l'anonimato. E che cosa fanno? Questi anonimi non sono protetti dall'anonimato, quindi Bruno il matto, idioti, pazzi, a cui tu qualsiasi spiegazione è inutile, no? Magari questi qui, guardando sulla rete, guardando i comportamenti degli altri, anche, magari sono persone, potrebbero essere anche persone razionali, ma che hanno dei grossissimi problemi di autostima, magari una vita poco, che vi posso dire, felice, devono cercare di dire gioia nel distruggere, no? La vita degli altri, perché c'è chi gioisce per i fallimenti degli altri piuttosto che per i suoi successi, no? Ecco, persone così, protette sempre dall'anonimato, ovviamente. Magari iniziano a fare la battuta, mettono tutto sotto forma di scherzo, no? Quindi sotto forma di scherzo, ovviamente con la voce oscurata, il volto sempre oscurato, dicono: ok, io adesso dico che faccio una critica, però la condisco di sei una nullità, non lavori, sei un sacco immondizia, usi i tuoi follower per prendergli soltanto i soldi, pensi soltanto a quello là. Uno dice: porca miseria, che gli hai fatto a questo qua? E allora uno, magari io rispondo dicendo: ma non ti sembra di esagerare, ma è satira. L'altro risponde: vaffanculo, ma è satira, perché mi aggredisci? Guardate come mi aggredisci. Cioè, si cerca una reazione dell'altro, andando anche a pescare sul personale, ripeto, proprio in maniera vigliacca, protetto dall'anonimato. Cioè, tu vai a prendere il personale delle persone e ti protegge l'anonimato, tu magari che sei nella vita reale un matto, un disagiato, un disadattato e qualcosa del genere, ti permetti pure, magari sei un obeso, dici a me ciccione, perché tu sei bullato tutti i giorni per quello, ma nella vita reale non puoi farti duro di nulla, però dietro l'anonimato, l'account, la fotina, il nome finto, magari diventi tu bullo nei confronti di chi è sovrappeso. E questo è uno dei più grandi disagi e disgrazie di internet, dove appunto c'è chi con l'anonimato usa la rete, la libertà di espressione, di scrittura o qualsiasi modo, ma i modi di espressione sono anche la satira, la comicità, eccetera, eccetera, per usare la parola scritta o verbale come manganello fascista per andare a picchiare, a picchiare, a picchiare chi ci sta antipatico, no? Ma picchiarlo proprio non che tu dici il tuo video è una merda, non dici solo cazzate, no, 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 poi vanno nella tua vita privata, quindi tua mamma è qualcosa, tua sorella è qualcun altro, tuo fratello è qualcun altro, tuo padre è quell'altro, magari è rubato, capite? Usare la parola come manganello fascista per me è disgustoso. Allora ho deciso una cosa per il mio canale, che questi personaggi che si fanno forti molto dell'anonimato devono capire che io adesso praticherò una teoria che si chiama la teoria del 25. Inizio
inizierò su un foglietto a scrivere, a fare questo qui, mi ha detto questa diffamazione, questo insulto grave. Lasciamo stare. Arriva un altro datato. Il 25esimo, che d'ora in poi ci capita, in qualche modo me la deve pagare, perché io penso che quando darò l'esempio ad uno solo, poi magari gli altri, anche Bruno il Matto, no? Potrebbe fare 2 più 2 e dire, ah, ma finisce. Quindi io un consiglio che do a tutti quanti quelli che cercano di diffamare, di calunniare, di darsi una regolatina, perché l'anonimato a un certo punto, no, non ti difende più, perché ci potrebbero essere i mezzi per rintracciarti se io mi difendo con uno strumento che non è il manganello fascista, ma il diritto, che è molto più democratico. Quindi non lasciamo internet in mano ai fascisti, a quelli che usano il mezzo come fascista, non devono essere per forza fascisti, potrebbero essere comunisti che usano come mezzo, come manganello tranquillamente la rete. Quindi non lasciamo in mano la rete agli anonimi. Date il giusto peso a quello che dice un uomo senza volto, un uomo senza palle, un uomo senza voce, e cercate di capire meglio un pochino il modo in cui vengono fatti i commenti. Se magari si va sul personale e si usa l'insulto, quella persona lì è mossa da altro, che non è la critica. Ben vengono tutte le critiche del mondo, anche espresse in maniera fortissima, no? Anche un insulto in testa di cazzo, ma lo potete anche dire volendo, no? Se è all'interno di un discorso più completo, però se lo mettete in mezzo alle bugie, eccetera, eccetera, diventa un problema. Questo discorso ovviamente io lo rapporto per me, però ditemi voi se effettivamente è il caso di dar voce e credibilità, di stare appresso a gente che, ripeto, non mette non solo la volto e la voce, ma nemmeno le palle sul piatto. Quindi, ciao a tutti cani, alla prossima. Voglio sapere se la mia riflessione la ritenete giusta o sbagliata. Ciao!